voi, a tutti i ragazzi di Svicolando, a vai! Pezzo si va a letto subito da lì. È meglio così. Così va meglio o si va un po' di più? Maestro, voglio un puntino più. Così. Ma meno di più. Che si fa? Oh, dite niente. Ma ah, non si fa. Thank you.
Svigolando. Siamo alla quarta edizione di Svigolando. Quest'anno la novità più importante del nostro evento è che è un evento plastic free. Non utilizziamo plastica, ma solamente materiale biodegradabile e compostabile. Questo perché noi siamo molto attenti alla tematica ambientale. Infatti il tema dell'ambiente quest'anno dell'evento è impatto verde. Tutti i vicoli sono allestiti con materiale di riuso e di riciclo proprio per dare un segnale forte per l'ambiente e per la sostenibilità. Svigolando ogni anno cresce e sta dando sempre segnali di cambiamento. Quest'anno abbiamo anche una presentazione di un libro molto importante, quindi sempre più spazio alla cultura, le opere d'arte, c'è una mostra d'arte molto bella in un portale antico. Il nostro obiettivo è quello di far crescere sempre di più l'evento e di dargli anche più una sostanza che vada verso la cultura. Anche quest'anno il Signore ci ha aiutato, quindi con il tempo, quindi è andata perfettamente, è stata riuscita alla perfezione. Lui è Michele Carpinella, uno dei miei migliori amici e uno delle persone con cui abbiamo fatto nascere questo evento. È nato proprio dalla nostra amicizia, dalla nostra voglia di far conoscere il paese, i vicoletti del centro storico, sia ai frigentini in primis, ma anche alle persone che vengono da fuori. Quindi è anche grazie a lui che questo evento è nato. Pericolo, una conferma.
Francesco Ceri al mandolino. Allora, volevo ringraziare tutti i ragazzi che ci hanno dato una mano in questi giorni, tutte le persone che sono venute a Svicolando, sia di Fricendo che degli altri paesi, e niente, vi do l'appuntamento all'anno prossimo. Un bacio. Ciao Svicolando, ci vediamo il prossimo anno.